Buon salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di Gamerset. Io sono Kira e oggi siamo qui per il nostro appuntamento consueto con la nuova fanfiction di Sebi, ossia Apex Legends, il simulacro. Come ha spiegato Sebi nell'intervista che abbiamo fatto settimana scorsa, e per chi se la fosse perso vi invito ad andarla a vedere perché comunque chiarisce parecchio di quello che si vedrà in questo nuovo capitolo, appunto è partito il quarto capitolo della sua fanfiction, che però sarà completamente distaccato dalla storia che era nata nei suoi tre capitoli precedenti, quindi la questione della bomba di Caustic e di tutta questa questione qua è messa da parte e adesso appunto c'è questa nuova storia, che andrò un attimo a leggere l'introduzione visto che è la prima volta che iniziamo a vederla. Loba è di nuovo alle prese con il suo più acerrimo nemico, che ha giurato di uccidere lei e tutto ciò che ama. Quindi la signora Andrade chiede aiuto a dei vecchi amici per far sì che questa storia si concluda una volta per tutte. Ogni parte è stata corretta gentilmente da Chiara Sironi. Nell'intervista che ho fatto a Sebi, infatti l'altra volta, gli avevo detto: ma guarda, io ho letto che il titolo è Apex Legends in simulacro, ho letto solamente questo. Che simulacro tornerà? Perché teoricamente sia Ashe che Revenant erano morti, solo che ad Ashe era stata distrutta la testa ma non il codice sorgente. E a Revenant era stato distrutto il codice sorgente ma non la testa. E lui ha detto: ma si vedrà chissà chi. E da quel che mi pare di capire, visto che il più acerrimo nemico di Loba è sempre stato e sempre sarà Revenant, immagino che sia lui quello che è tornato. La cosa che mi fa strano però è il fatto che il capitolo 2 era finito, diciamo che loro quasi avessero fatto una specie di pace su quello che era successo in precedenza. Però direi che adesso andiamo a vedere un pochino meglio cosa andrà a accadere. Prima di cominciare però volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, perché ogni giorno portiamo un nuovo video alle 15 e che in descrizione abbiamo il link di Telegram, Twitch e Discord se facesse piacere partecipare. Chi non muore si rivede, appunto. Loba è nel suo appartamento che sta riordinando. È passato diverso tempo dall'ultimo incontro con le leggende, ma ad un tratto nel suo appartamento fa irruzione qualcuno. Loba rimane di spalle, ma calma e sicura di sé. «Sapevo che prima o poi saresti venuto a cercarmi», disse Loba. «Non è stato difficile», le rispose Revenant. «Però eccoci qua. Hai qualcosa per me, Loba?» «Sì, una sorpresa. Ho trovato il tuo codice sorgente in un cavo sotterraneo, proprio come ha detto la Hammond». «Allora perché non vai a prenderlo?» parlò ringhiando Revenant. «Oh, l'ho fatto. E l'ho portato in uno di quegli adorabili tunnel fasici. Non avevo idea di quanto lontano arrivassero. Mi è bastato premere un pulsante. E proprio così il tuo codice sorgente ora è a metà strada per Gridiron». «Che cosa?» disse Revenant. «Mi hai portato via tutto ciò che era importante per me. Ora tocca a me portare via tutto ciò cui tieni», gli disse Loba. «Tu! Tu!» Revenant urlò di rabbia e attaccò Loba sferrandole un colpo sul viso. Lei incassò il colpo e iniziò a colpirlo sul petto ripetutamente. Revenant la afferrò per le gambe e la lanciò contro la cucina facendola cascare a terra. Lei usò il suo braccialetto per spostarsi in un altro angolo della stanza, afferrò una pistola e colpì ripetutamente fino a creargli qualche ferita lieve. Revenant in quell'istante le corse incontro e la colpì al petto facendola indietreggiare. Le sferrò un altro colpo e la fece cadere a terra. Lei, essendo vicino allo stand per il suo bastone, lo afferrò e quando Revenant tentò di saltargli sopra, lei lo trafisse con esso, mettendolo KO. Revenant era pieno di dolore, mentre Loba lo fissava e gli parlava ancora. «Non morirai oggi. Tu non morirai mai. Hai una vita lunga e miserabile davanti a te. E per una volta uccidere non ti darà quello che vuoi. Stammi dietro se vuoi, ma ricorda che l'unica cosa a cui tieni in questo universo se n'è andata. Ci penserai per un po', vero? Dopotutto ne hai di tempo». «Ti ucciderò, ma non oggi. Oggi diventerò la tua ombra e aspetterò. E quando finalmente avrai qualcosa che ami con tutto il tuo cuore, lo annienterò e ti manderò nell'inferno che meriti.
Credi di conoscere così tanto la sofferenza, ragazzina? Adesso aspetta, le disse Revenant. Revenant concluse la discussione ridendo e sparì nelle ombre, lasciando Loba lì da sola, abbastanza preoccupata, che si diresse subito nella sua stanza di comando, dove c'era il suo amico nerd dei capelli blu. Danny, prendi le tue cose, andiamo a far visita ad un amico. Come? Che ti è successo alla faccia? Ho avuto uno scontro, ne parleremo dopo, gli rispose Loba. Ok, ma dovresti farti vedere, non mi sembra messa benissimo. Ho detto, raduna le tue cazzo di cose, stiamo in pericolo. Senti, non mi muovo fino a quando non mi dici che succede. È tornato. Chi? Revenant. Ah, oh, cazzo, pensavo l'avessi ucciso. Non proprio. Danny prese le sue cose insieme a Loba, salirono sulla loro navicella e fece la rotta ad Olympus. Scese dalla nave e bussarono alla porta che ovviamente fu aperta. Ciao Robin, mi serve il tuo aiuto. Allora, bisogna ammettere che effettivamente questo capitolo è un po' corto, però è un po' l'introduzione, quindi ci sta che siamo quasi come se fosse un piccolo trailer. Allora, intanto vediamo subito che appunto, come afferma il capitolo stesso, è passato diverso tempo dall'ultimo incontro con le leggende, quindi significa che tra il capitolo 3 e il capitolo 4 c'è un distacco di tempo. E per chi se lo ricorderà, se no comunque faccio un attimo riassunto, come vi dicevo prima, alla fine del capitolo 2 Revenant quasi si sacrifica per le leggende, per farle andare via, dicendo che lui comunque non ce la fa più, vuole morire, lascia teoricamente il suo codice sorgente a Loba, gli dice dove trovarlo e Loba dice che lo avrebbe distrutto. Lui le chiede scusa per quello che le ha fatto e lei dice non importa. E infatti quando l'avevo letto ho detto, beh, che strano, nel senso che ho ucciso la famiglia, non importa, non ti preoccupare, così come se niente fosse, mi fa un po' strano. E effettivamente adesso c'è la famosa vendetta di Loba, ossia non ha distrutto il codice sorgente, ma anzi, oltre ad averlo trovato, lo ha anche spedito, almeno questo è quello che dice lei, molto molto lontano affinché Revenant e nessun altro lo possa trovare, lo possa distruggere, così che effettivamente la vendetta principale nei confronti di questo suo acerrimo nemico sia il fatto appunto che egli continuerà a vivere per sempre come lui non vuole e nulla gli darà mai pace. Perché lui, se vuole, continuerà a morire e morire e morire, ma alla fine ritornerà in vita e lui continuerà a sentire sempre il dolore di questa perdita. E infatti lei lo sfotte anche, nel senso dice stammi dietro se vuoi, comunque l'unica cosa che tieni nell'universo se n'è andata, ci penserai, è vero, anche dopo tutto ne hai di tempo. E quindi qua lo sfotte un po'. Ovviamente Revenant non è molto contento di questa questione, infatti l'attacca. E prova a in qualche modo a farle del male, anche ad ucciderla, soltanto che lei, utilizzando le sue abilità, il braccialetto e poi anche il bastone, quasi un po' a ricordare in realtà la sua ultimate, e quindi lo mette KO, non uccidendo del tutto ovviamente. Revenant, ancora più infuriato di tutta questa situazione, non solo dice guarda, io sarò la tua ombra, ti seguirò, stai attenta a quello che ti farò, perché non solo ti ucciderò, ma ti toglierò quello che più amerai e ti manderò all'inferno. Ma l'inferno sicuramente non significa solo ucciderti e tutto, ma significa anche appunto annientare ciò che tu ami. E gli dice credi che tu conosci tanto la sofferenza, aspetta e vedrai a questo punto. E Sebi mi aveva messo un po', annunciato un po' da spoiler, che tra i personaggi che compariranno è possibile che comparirà quasi come una persona molto importante per Loba, quindi è molto pericolosa questa situazione, perché effettivamente dopo questa brutta minaccia di Revenant, che quindi li rivediamo di nuovo contro e soprattutto rivediamo di nuovo in auge Loba, perché era un po' scomparsa nel capitolo 3, anche un po' nel capitolo 2, ma soprattutto nel terzo, e adesso è bello rivedere comunque una leggenda che non c'era più nei capitoli scorsi, a ritornare. E lei è molto preoccupata e compare questo fantomatico Danny,
che è il suo collaboratore e che ovviamente conosce di tutta questa questione, che è, penso sia anche la persona che si vede nel trailer della leggenda, ossia di Loba, che è quella che lo aiuta a trovare Revenant, che gli dice l'abbiamo trovato, però devono scappare perché sono preoccupati. Ma come potete vedere alla fine, colpo di scena che si vedrà nel prossimo episodio, Loba va da Robin, perché gli sbussa la porta e dice: ciao Robin, mi serve il tuo aiuto. Quindi questo povero uomo non può riposare un secondo neanche con la sua adorata moglie che è incinta e che deve salvare il culo a tutti, tanto per cambiare. Comunque, questa volta, come vi ho detto, il capitolo è stato un po' più corto rispetto al solito, ma è l'introduzione. Abbiamo altre parti da vedere più avanti. Sono contenta che sia nato questo nuovo capitolo, spero che continuerà con i prossimi episodi e poi continuerà con i capitoli successivi. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!